Lui quest'anno assolutamente sarà nella top 3. Come ogni domenica, benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale il mutante, il grandissimo Nick Walker. Prima di tutto, chi è? È nato in New Jersey nel 3 agosto del 94. Cosa interessante, ma diciamo non bellissima, che ho scoperto appunto facendo ricerca per questo video, è che purtroppo ha avuto un'infanzia abbastanza difficile, essendo stato vittima di abusi sessuali. E inoltre, purtroppo, ha avuto un'adolescenza un po' così, a causa dell'uso di stupefacenti e alcol. Ma il ragazzo è di scorza dura, quindi quando iniziò all'età di 19 anni a gareggiare, da lì gli si aprì un mondo. Infatti, possiamo vedere da questa lista che nel 2013, appunto all'NPC East Coast Championship, divenne già primo classificato alla sua prima gara. E diciamo così, dopo gare praticamente quasi tutte di successo, a parte qualcuna, arrivò nel 2020, dove ottenne l'accesso tra i professionisti, quindi il titolo IFBB, nella North American Championship, classificato ovviamente primo tra i pesi super massimi. Da lì, da atleta professionista, iniziò a fare altre gare, quindi all'IFBB Chicago Pro del 2020 si classificò quarto, 2021 nel New York Pro Championship arrivò primo, anche nell'Arnold Classic, gara grandiosa, e al suo primo Mister Olympia nel 2021 si classificò quinto. E vogliamo ricordarci però, quinto sì, ma davanti aveva Mamdou, ovvero il famosissimo e grossissimo Big Ramy, Brandon Curry, Adi Chopan e Hunter Labrada, due grandissimi atleti. Quindi possiamo già immaginare quinto alla sua prima gara da Mister Olympia Open. Ovviamente lui non si fa mancare di aggiornarci con i suoi grandissimi allenamenti, ed è proprio qui che io volevo arrivare. Secondo me, quest'anno lui arriva sicuro in top 3, sicuro. Come vi posso far vedere da questi estratti dei suoi allenamenti, lui sul suo canale YouTube ha creato una serie ad hoc per la preparazione all'Olimpia, con tutti i suoi allenamenti, dal petto ai polpacci. E possiamo vedere il suo metodo di allenamento, che è proprio qui che voglio riprendere il concetto che ho espresso nell'allenamento di Chris Bumstead, che si è infortunato purtroppo. Lui qua non sta portando uno show su YouTube, non sta portando persone alla visione dei suoi contenuti, perché in America YouTube è un altro mondo, viene pagato in una maniera assolutamente diversa, quindi si può definire un altro lavoro, quindi ci sta che Chris volesse portare più gente ai video, quindi creare contenuti di un certo spessore che ti tengono attaccato, se no mezz'ora di video di uno che si allena, ma chi se li guarda se non quei pochi appassionati? Quindi Chris, oltre ad essere un grandiosissimo, bellissimo atleta, è un personaggio pubblico, quindi deve mantenere un po' di spettacolo, tra virgolette. Ed è proprio qui quello che voglio dirvi il concetto. Guardate lui come si allena. Guardate come spreme bene i muscoli. Come è concentrato sull'obiettivo. Non sta portando uno show su YouTube. E non sto dicendo che Chris è uno scemo. Anzi, grandissimo professionista, lo ripeto, è uno dei miei atleti preferiti. Però purtroppo queste cose capitano. Il mio concetto di allenamento in vista di una gara è proprio questo. Tralasciando il fatto che Chris è già favorito al Classic Physique, quindi alla vittoria del suo ennesimo titolo, e che quindi gli è andata bene, quindi sicuro, sono sicuro al 100% che quest'anno lo rivincerà lui il titolo, Nick
deve emergere rispetto agli altri. È il suo secondo Mister Olimpia e il precedente ha fatto quinto, quindi lui quest'anno almeno il podio lo deve ottenere. Sicuro, e lo farà, ci riuscirà, perché lui sta lavorando per essere più grosso, più definito, più proporzionato degli altri. Ed è questo quello che intendo come vero allenamento, che sicuramente anche Chris farà, assolutamente. Ma non lo porta su YouTube perché sarebbe noioso. E qui vi voglio portare all'attenzione i suoi miglioramenti. Guardate come è migliorato rispetto all'anno scorso. Guardate bene. Le cosce e i quadricipiti sono più proporzionati alla parte superiore del corpo, che l'anno scorso era di grandissimo livello, sì, ma non proporzionato in maniera adeguata. Ha migliorato il dorso, ha mantenuto lo spanciamento, che non è una cosa da poco, e quindi una V abbastanza definita. Poi ovviamente questa è una foto di lui sotto gara e quest'altra no. Ci sta che qui sia un po' meno definito. Aspettiamoci che sotto gara toglierà un altro per cento, altri 2% di grasso in meno, più o meno a occhio. Quindi, in conclusione ragazzi, il mio pensiero è questo. Lui quest'anno assolutamente sarà nella top 3. Ci metto le mani sul fuoco. Perché oltre al fatto che se lo merita, come tantissimi altri atleti, c'è proprio un lavoro ed è un mostro di genetica. Non... nulla da fare. Assolutamente. Vi voglio ricordare ragazzi che lo sponsor, tra virgolette sponsor, dei miei video è Zumub, il quale mi permette di essere suo affiliato e il quale presenta vari sconti che cambiano di settimana in settimana, ragazzi. Se guardate il video durante la settimana non vi preoccupate, basta che andate sul sito e vedete le nuove offerte disponibili. E comunque io ordino da questo sito ormai da più di un anno, mi trovo davvero bene anche con la qualità dei prodotti che hanno. E mi raccomando, usate il mio codice sconto, così tramite qualcosa che serve anche a voi sostenete anche me e questo canale. Il codice sconto è semplicemente Mattia Chiorazzi, tutto attaccato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, vi ringrazio come al solito, stiamo crescendo tantissimo e ve ne sono più che grato. Spero che arrivate a un certo numero riesco a portarvi un progetto dove prima di tutto ci guadagnerete voi. Voglio portare la mia esperienza a un pubblico di persone per farla mettere in pratica, così da farvi ottenere risultati e farvi evitare gli errori che ho fatto io in gioventù. Se il video vi è piaciuto, mettete like, mi raccomando iscrivetevi, se potete condividete il video, mi darete una grossa mano. E ragazzi, ci vediamo al prossimo weekend. Bella.